E abbiamo il piacere di avere nel collegamento con noi Matteo Fantozzi, direttore di YouMovies.it e YouLive.it. Ciao Matteo, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, grande, grande Matteo, oggi che cosa ci proponi? Cosa bolle in pentola dal punto di vista cinematografico? Perché con te andiamo a scovare anche quelli che sono i film legati al calcio. E oggi andiamo nel 1985, un po' più o meno gli stessi anni dell'allenatore nel pallone. Comunque il filone è quello. Che cosa ci proponi oggi? Sì, ho deciso di scegliere quello che poi è uno spin-off alla fine dell'allenatore nel pallone, cioè Mezzo Destro, Mezzo Sinistro, che è un film sempre di Sergio Martino che riprende un pochino quelle che poi sono le avventure del personaggio interpretato da Andrea Roncato, cioè Margheritoni, e quindi l'ho voluto portare appunto perché è molto collegato a quello di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Sì, Matteo, eccomi qua. Sì, no, dicevo, è collegato appunto al filone, come hai detto te, e poi spieghiamo un pochino per prima cosa cos'è uno spin-off, perché è molto diverso da un sequel, cioè lo spin-off di solito nel cinema, rispetto poi magari a un film o a una serie televisiva, è quando si va ad accentuare il punto di vista di un personaggio che è piaciuto, che magari era marginale nel film precedente, a un film successivo che poi ci racconta qualcosa di più approfondito, come in questo caso, appunto, andiamo a vedere questo personaggio che ti dicevo, Margheritoni, che è un giocatore italiano a fine carriera che gioca in America, che comunque ci fa vedere tutta la sua avventura giornaliera in campo, da quello che fa a quello che non fa, a quello che succede poi anche con la moglie dell'arbitro, seguendo un po' il filo divertente di quegli anni. E sicuramente un film che ha meno da dire dell'allenatore nel pallone, ma comunque un film che ha segnato in un certo senso l'epoca, no? Sì, no, è stato veramente un film fantastico, me lo ricordo, ma raccontiamo un po' la trama, no? Perché comunque è bello e divertente anche da vedere, ecco, insomma, raccontiamo un po' la storia di questo film. Sì, appunto, ti dicevo che il protagonista è questo Andrea Margheritoni, interpretato da Andrea Roncato, che è un calciatore a fine carriera che gioca appunto nel campionato statunitense in America. E praticamente il film inizia raccontandoci la sua giornata tipo, da lui che va in campo e si fa volutamente espellere per poi andare appunto con la moglie dell'arbitro, a tante situazioni che gli accadono successivamente. È un film che poi alla fine in quegli anni non è che c'era tanta voglia appunto di dilungarsi in trame eccessivamente ridondanti. È un film che usa questo pretesto, il pretesto del calcio, per far fare anche qualche risata. Nel cast ci sono poi, tra l'altro, tanti personaggi interessanti, tra cui anche Gigi Sammarchi, che ricorderete, magari i più grandi ricorderanno la coppia formata da Gigi e Andrea. Altri personaggi interessanti come Milena Vukotic, cioè la Pina di Fantozzi, o Leo Gullotta, Pino Grande. Insegno. Insomma, è un film che secondo me va visto prendendolo per quello che è, perché poi alla fine non è che ci sia dietro una costruzione chissà da quale punto di vista cinematografico, ecco. Però è un film interessante che può far passare quel paio d'ore in allegria, legati poi al mondo del calcio, perché anche al suo interno ci sono varie vicende legate al calcio, ad analizzare sempre alcune che sono delle situazioni poi che vengono un pochino più stereotipate, possiamo dire, no? Ma calcola, mi è venuto in mente, caro Matteo, che c'è un giocatore qualche tempo fa, adesso non ricordo il nome, brasiliano, che era un attaccante, che è stato fenomenale per non aver giocato neanche un minuto nella sua carriera in nessuna squadra dove è andato, ma è stato un giocatore professionista. Adesso non ricordo come si chiama, era una storia incredibile. E allora mi è rivenuto in mente questo Andrea Margheritoni che un po' me l'ha ricordato. E l'ho visto qualche tempo fa, insomma era un filmato su YouTube e lui adesso non me lo ricordo con che squadra, però lui riusciva a strappare i contratti anche per 6 mesi, così Era poi... tipo il Kaiser, no? Mi pare che si Bravo, chiamasse. bravissimo, bravissimo, bravissimo il Chiamavano il Kaiser, Kaiser, cioè, bravissimo, esatto. lo chiamavano il Kaiser, è stato fenomenale
perché la sua storia era proprio questa, cioè nel senso che lui non ha mai giocato neanche un minuto, però riusciva, una volta che doveva scendere in campo, praticamente ha finto di stare male, di fare una rissa con un praticamente con un giocatore della squadra avversaria, con un tifoso della squadra avversaria. Il presidente, lui praticamente gli scadeva il contratto, è sceso giù e lui con la sua grande arte, diciamo, illusoria, perché lui era un illusionista, praticamente gli ha detto: "Presidente, ma io la volevo difendere", e il presidente gli ha creduto e gli ha rinnovato il contratto per altri 6 mesi. Quindi questo era un vero fenomeno. Insomma, un po' mi ha ricordato anche questo Andrea Margheritoni. Se sei d'accordo, Matteo, noi ci andiamo a vedere il trailer e poi insomma, lo ricordiamo insieme di questo mezzo destro, mezzo sinistro. Lo andiamo a vedere e poi lo commentiamo insieme. Vai! Secondo te giocherà ancora in Italia? Sì, a Toto Calcio. Vieni in sotto, dove? Dove? Ci devi tanto. A me dell'Inter piace solo Collovati. C'ha quei bei riccioli alla Botticelli. Perché non ce lo compriamo? Oggi per tutti coloro che ci ascoltano, un'altra graditissima sorpresa. Sono qua a Riccione a prendere il sole. Un'anticipazione, con quale squadra giocherà il prossimo anno? Sicuramente con una maglia striscia. Sì, sì! Vecchio burrone! Cosa fai tu? Sono pieno di donne, ma guarda qua che... Le è scoppiato il costume! Ed eccoci così giunti all'inizio di questo nostro campionato di calcio. Qui a Verona sono di fronte la squadra di Bagnoli, campione d'Italia, e la neopromossa Marchigiana. Verona-Marchigiana 4-0. Credo che i primi necessari insegnamenti debba trarli proprio l'allenatore, il signor Polizzi. Io lo devo proprio dire, perché loro sono sempre stati forti proprio nel contrappunto. Noi, non so, ci attardavamo a un certo senso di fraseggio, di solfeggio, di arpeggio. Arpeggio, l'hai azzeccata, con l'hai azzeccata, è quello che dico pure io. Arpeggio, avete giocato arpeggio, che così se muore, guarda. C'è giunta ora una notizia, Coligno è stato esonerato e il suo posto verrà preso dall'argentino Juan Carlos Fulgenzio, un sergente di ferro. Da questo momento è proibito bere, da questo momento è proibito andare fuori la noce. Nostra regola è sta todas per la Marchigiana. Se va in campo il domingo para matar l'avversario, nostra regola è sta vittoria o muerte. Territorio ti vado a giocare con los handicapados. Manovra di alleggerimento, rompere las bolas, rompere las bolas. La faccio vedere io la manovra di alleggerimento. Io tengo in mano la formula per un ottimo campionato. Ecco, quale sarebbe questa formula? Il ritiro. Tiro della squadra dal campionato. Mi raccomando, voi è come rubare in chiesa. Come rubare in chiesa? Tu che sei chierico ti sarai tolto che ho il parroco cretino. Gabriele D'Annunzio, la figlia di Orio. E vi distendete. Beh, hanno fatto un libro per la figlia di Orio. Per la figlia di Paolo Rossi, allora gli devo fare una biblioteca. Forza, Andrea, forza! Punto deciso verso la porta avversaria, sopra il centrocampo, scarto uno dopo l'altro da avversari. Sembra inarrestabile, entra in area di rigore, tiro! Quindi vi salutiamo, venite a vedere mezzo destro e mezzo sinistro. Che grande coppia, Gigi e Andrea! Veramente eccezionali, caro Matteo. Le abbiamo visti poi con Rimini Rimini, insomma, con tanti film. È stata una coppia degli anni 80 veramente spumeggiante, Matteo. Sì, Gigi e Andrea hanno fatto in un certo senso la storia, di un determinato periodo. Io credo che sia anche giusto ogni tanto andare a rivalutare dei personaggi che magari per volontà o anche per tanti altri motivi si sono un po' persi. Ora, Andrea fortunatamente lo rivedremo a breve in un film che sta per uscire, il nuovo film di Paolo Virzì, Notti Magiche, dove vedremo appunto lui in una parte
abbastanza interessante. Io ho letto alcune cose e credo sia molto interessante. Invece dall'altra parte Gigi è un bel po' di tempo che non si vede, pensa che l'ultima volta che l'abbiamo visto addirittura nel 2008, dove era tornato a recitare in Benvenuti in Amore di Michele Coppini, dopo che era mancato per circa 13 anni dalla scena, perché l'avevamo visto in TV in Regalo di Natale sul canale 5. Quindi poi sai, i motivi sono vari, non si può capire e sapere tutto, ecco. Però credo che ci siano tante belle storie da raccontare andando a riguardare questi film del passato, perché comunque sono tanti i personaggi che si accavallano, tante le storie, le vicende. Io ripeto, questo film non è che ha neanche poi alla fine una storia troppo elaborata, ma non è neanche quello importante. L'importante è comunque riuscire ad assistere anche alla performance appunto di attori che in un certo senso hanno fatto la storia del nostro spettacolo. No, è vero, poi soprattutto le colonne sonore dei fratelli De Angelis, che hanno fatto un po' le colonne sonore di tutti i film di Bud Spencer e Terence Hill, ma non solo, insomma è stato veramente un qualche cosa di importante. E poi abbiamo visto tanti calciatori, c'era Rummenigge, c'era Paolo Rossi, c'era Chierico, c'era anche Ancelotti, José Altafini, insomma no, anche questo forse era un calcio sempre un po' diverso, era un'epoca diversa, no? Ma era un calcio più a misura d'uomo, no? Più esatto, di meno di star e più di uomini, permettimi di dire. Magari lì erano già i primi sponsor tecnici, le prime situazioni, ma comunque vada, c'era ancora qualcosa di magico, no? Di autentico, di più vicino esatto. A noi. Esatto, esatto. È vero, è vero. E quindi veramente, veramente incredibile anche questo... questo film del 1985, vi consiglio di vederlo, anche io ho avuto modo di farlo, è veramente, veramente molto, molto bello, anche lui insomma, che fa parte di questo filone degli anni 80, un film leggero, l'abbiamo detto, sì, però esatto. per farci quattro risate insieme. Caro Matteo, io veramente ti ringrazio come sempre per la tua grande disponibilità di questa bellissima rubrica. Ricordo a tutti il tuo sito che è youmovies.it, dove potete trovare veramente aggiornatissimo le trame dei film, i trailer anche dei film in uscita, una bellissima pagina Facebook dove praticamente potete trovare di tutto, avete oltre 1 milione di fan, me lo ricordo benissimo, e quindi veramente, caro Matteo, io ti ringrazio come sempre, l'appuntamento con te a venerdì prossimo con un'altra splendida puntata di Cine Football. Grazie di tutto, buona Matteo, serata, buona serata e buon lavoro, un abbraccio. E ringraziamo il grande, mitico Matteo Fantozzi. Cine Football ritorna la prossima settimana. Ora un break pubblicitario, ma restate qui sul 690 Digitale Terrestre. Tifo Lazio, non andate via, vi vedo.